Bentornati sul canale e bentornati in un nuovo video spesa fatto da Iper. Avevo il frigo un po' vuoto, quindi siamo andati a prendere alcune cosine che ci mancavano. Non sono tantissime, ma adesso ve le mostro. Eccoci qua. Ovviamente, come sempre, tiro fuori prodotti un po' random come arrivano. Per prima cosa vi mostro una confezione di piadine marca Iper all'olio extravergine di oliva. Queste qua, molto buone, già prese altre volte, piadine, sono sempre buonissime. Poi passiamo con la verdura che mi capita avanti. In offerta ci stavano queste confezioni di insalata da lavare e ho preso una confezione di spinacino e una confezione di insalata mista tenera, questa qua un po' verde, un po' rossa, mi piace un sacco. Poi sempre in offerta ci stavano pomodorini, questi qua sono pomodoro piccadilli, sempre origine italiana e sono buoni, già presi altre volte. E sempre a un buon prezzo, ma non erano in offerta, ho preso dei pomodori Perino insalataro, circa un chilo qualcosa in più, che sono questi pomodori qua, presi perché non erano praticamente troppo rossi, perché a noi ci piacciono un pochino più consistenti e non troppo molli, quindi questi. Intanto, come al solito, io movimento le merci sul tavolo. Poi ho preso per questa sera, in realtà, quindi sono praticamente la cena che finirà oggi, questa confezione con queste cotolette. Appunto perché era tardi e non sapevo cosa cucinare stasera, quindi questa qua finirà quasi tutta. Poi in offerta sottilette light marca Iper, prese già altre volte, io mangio quelle light, quindi ne ho prese di scorta. Poi in offerta c'era invece il galbanino, che piace al mio ragazzo, da mangiare con l'affettato, quindi ogni tanto lo prendiamo, quindi una confezione di galbanino. Poi non in offerta ma molto utile, c'è questo aroma per i dolci della Paneangeli all'arancia, no forse era in offerta, forse non lo ricordo, però questo qua insomma ne avevo solo una fialetta, forse la vaniglia, e si usa sempre nei dolci, quindi di scorta lo si tiene. Poi abbiamo, aspettate che se no qua facciamo un danno e poi è un problema. Allora, abbiamo preso in offerta una mega scorta, ossia quattro confezioni di questi wustel Amadori Evviva di pollo e tacchino. Questi sono buonissimi, ci sono anche di tacchino e suino, ma io tendo a prendere i wustel sempre di pollo e tacchino. In realtà il gusto è praticamente uguale agli altri, io non sento la differenza, ma preferisco questo genere di carne bianca piuttosto che l'altra. Erano in super offerta, quindi visto che hanno scadenza lunga, questi si possono fare in tanti modi, tagliati a pezzettini, insomma con le uova, in tanti modi. Quattro confezioni ci basteranno per un po', credo. Poi abbiamo preso in super offerta, perché sono in scadenza in questi giorni, ma li faremo penso domani, due confezioni di ravioli della Rana. Questi qua sono gli sfogliavelo parmigiana di melanzane. Non li ho mai assaggiati, ma a noi le melanzane piacciono, per cui super scontate al 50%, perché scadevano appunto in questi giorni, due confezioni. Poi abbiamo in offerta, c'erano queste fette di pane bianco marca Iper, che mangia il mio ragazzo, perché io solitamente uso quello integrale di cereali, ma lui mangia queste, stavano in offerta, quindi prendiamo anche questo. Poi in offerta, molto interessanti, non so come siano, però mi ispirano tanto, ci sono questi stuzzichini, non so come chiamarli, si chiamano guanciotti papaveroncino, perché sono, fa un po' ridere come nome, sono quei semi di papavero e il peperoncino. La marca è Bertoncello, mai sentito nominare.
così a guardare gli ingredienti ci sta l'olio d'oliva e non mi sembra neanche tanto male, quindi questo, se lo trovate, è un'idea carina. Non so come possano essere, vi farò sapere. Poi in offerta ho preso una pasta brisée rotonda, sempre marca Iper. C'era anche quella normale sfoglia. Adoro tenerne in casa sempre una perché si possono fare cose interessanti anche solo con le verdure grigliate e confezionate. Vi salvate una cena se non ci avete voglia. Detto tra noi, ragazzi. Poi in offerta mi era finito, ho preso una confezione di parmigiano reggiano, sempre marca Iper. Poi sto selezionando per dare un senso a questo video. Ho preso una confezione di questi yogurt già visti altre volte, della come si chiama? Meran, Bella Vita, sono senza lattosio, zero grassi, ai frutti di bosco, more e mirtilli. Non erano in offerta, ma costano sempre poco e visto che mi stavano finendo ne ho presi giusto perché non c'erano altre cose interessanti di yogurt in offerta a questo giro. Poi in offerta abbiamo preso questi due risotti pronti, che so che non sono il massimo, ma ogni tanto mi capita nel weekend magari di dover fare cose, arrivo a pranzo e dico che cucino, e allora ci facciamo questi risotti, non sono spessissimo, però capita. Avevamo finito la nostra scorta e c'erano questi in offerta, nello specifico mai provati, della marca Star, e ne abbiamo preso uno ai funghi porcini e uno porcini e zafferano. Vi consiglio, nel caso di questi risotti pronti, di optare sempre per quelli con funghi, radicchio, verdura. Quelli col pesce io non li trovo molto gustosi, sinceramente. O anche con i formaggi non sono molto gustosi. Piuttosto prendetelo semplice e poi ci aggiungete voi i formaggi che magari avete in casa. Poi. Allora, abbiamo un'altra cosa interessante per i dolci, ossia questa confezione sempre marca Iper, perché marca, la Iper veramente fa dei prodotti a loro marchio interessanti, con un prezzo interessante. Questo cacao amaro per i dolci, non uso quello zuccherato perché nei dolci ci va già lo zucchero, per cui non esageriamo, già è un problema così, della marca Iper, già provato, molto buono. C'è anche quello zuccherato se vi va. Purtroppo la confezione è un po' piccola, ma non c'era niente di migliore in offerta che conveniva, quindi anche quello. Poi vi sto lasciando le cose meno interessanti alla fine a questo giro. Abbiamo preso, perché era in offerta, questa crema spalmabile, non della Iper, ma di questa marca che si chiama Withers, fondente senza olio di palma. Solitamente noi prendevamo la cioccolata fondente spalmabile della Iper, che era buonissima, costava davvero poco, è scomparsa, l'abbiamo persa, non la fanno più, ovviamente sempre le cose migliori le tolgono, giustamente. Quindi questa qua stava in offerta, non era proprio economica, ma ci durerà un po', perché se consumassi così tanta cioccolata andrei, penso, in ospedale, quindi comunque ci dura un bel po'. Non so come sia perché non l'ho mai provata, però dall'aspetto pare buona. Quindi fatemi sapere se voi magari conoscete questa marca. Io l'ho sempre vista, ma mai presa, sinceramente. Poi. Passiamo a altri biscotti in offerta. Non che io avessi finito quelli che avete già visto negli scorsi video, ma quando sono in offerta cose interessanti tendiamo a prenderle. Della marca Livella, vi ricordo sempre che questa marca qua è sempre buona per i biscotti, quando li trovate in offerta soprattutto. Abbiamo preso questi qua, che sono i grottoli con gocce di cioccolato, che non si trovano spesso, ve lo dico. E questi altri che invece prendiamo anche, abbiamo preso già altre volte, che sono gli ottimini al cacao con gocce di cioccolato. Sono buonissimi, le confezioni non sono grandissime, ma insomma avranno un buon prezzo. Poi altri biscotti che non erano propriamente economici, ma erano in offerta e piacciono al mio ragazzo, sono questi qua della Mulino Bianco, i nascondini con il cioccolato all'interno, li conoscete, la confezione da un chilo. Non erano proprio economici, però erano in offerta, diciamo che si poteva fare, quindi i nascondini, non penso ci sia molto da dire sui nascondini. Poi sono rimaste
i surgelati e le cose meno interessanti. Allora, vi mostro due confezioni di brioche. Aspettate che faccio un po' di pulizia, perché sennò non ci capite niente. Spero che capiate. Allora, due confezioni di brioche, due saccottini di colore, che sono questi qua, che appunto mi mangio io, sono buonissimi. E questi qua invece per il mio ragazzo, che sono sempre cornetti di colore, golosi, con all'interno la crema di nocciola. E questi qua scaldati al microonde veramente sono buoni e valgono la pena. Quindi quando andiamo all'iper solitamente li prendo perché sono buoni. Poi su gelati invece interessanti all'iper in offerta ci stavano della Orogel i carciofi. I carciofi marca Orogel sono buoni, ogni tanto li prendo in offerta, quindi andavano bene. Poi in offerta molto buoni, li ho finiti giusto l'altro giorno, ci sono gli spinaci marca Iper in foglia, questi qua davvero buoni anche da fare in padella, veloci, molto insomma comprateli se li trovate perché sono buoni, sempre marca Iper. Purtroppo non sono sponsorizzata da Iper, ma piselli fini, marca Iper, buoni e comodi da tenere, perché quando non si sa che contorno fare, i piselli in padella sono veloci, insomma, e si fanno. Quindi, poi vi mostro le cose meno interessanti, nel senso che, vabbè, fanno contorno. Una confezione di spugne, marca Iper, avevamo dubbi, no? Spugne abrasive in cellulosa, quelle per lavare i piatti che ci servono sempre. E poi vi mostro due cose che in realtà non sono mie, ma sono di mia mamma. Mi ha chiesto di prenderle, possono interessare. C'è questo pan grattato gluten free della Share Pan Gratin. Lei lo usa anche se in realtà non è intollerante, niente, gli piace. Questa marca purtroppo un po' costosa, ma per gli intolleranti che so che ormai siete in tanti, è un'ottima marca, quindi all'iper si trova pan grattato. E poi invece un po' meno biologico, un po' meno antiallergia, abbiamo questa birra che è della marca, si chiama 8.6 86, non lo so, insomma questa qua rossa, due lattine sempre richieste, quindi non sono nostre. E quindi questa era tutta la spesa. Eccoci qua alla fine del video, spero vi siano piaciuti i miei acquisti. Mi raccomando, come sempre, lasciatemi qua sotto un commentino e fatemi sapere se anche voi andate da Iper e cosa acquistate di solito. Inoltre vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, così rimanete aggiornati sui nuovi video che andrò a fare, e attivate la campanella perché è davvero importante, così vi verrà notificato ogni volta che andrò appunto a caricarvi un nuovo video. Inoltre vi ricordo di andare a guardare nell'info box, perché trovate i miei social. Mi raccomando, iscrivetevi alla pagina Facebook e al mio Instagram, così possiamo rimanere in contatto, potete farmi tutte le domande che volete e vedete anche appunto cosa combino nella vita e durante appunto la giornata, non quando registro video. Io con questo vi saluto, spero appunto che vi siano piaciuti i miei contenuti. Al prossimo video, buona giornata, buona serata e alla prossima. Ciao ragazzi!